Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla Casa Italiana Zerilli Marimò della New York University, edizione virtuale. Non potremmo essere più contenti, eccitati e entusiasti di questa serata che ci viene regalata da Grazia D'Annunzio come parte della serie Addressing Style, che compie 10 anni e che lei ha fondato qui alla Casa Italiana insieme ad Eugenia Paulicelli. L'ospite di stasera è un ospite straordinario. Come sempre io lascio l'onore e il privilegio, come è giusto che sia, a Grazia di presentarlo formalmente, però io non posso non dire che da italiano e da persona che promuove la cultura italiana nel mondo e negli Stati Uniti abbiamo un debito infinito con Roberto Bolle. Sono poche le persone che hanno avuto ed hanno il suo impatto e direi soltanto un grande artista prima di lui ha avuto la stessa potenza dirompente di portare l'Italia e l'arte italiana nel mondo ed è Pavarotti. Tutti e due adottati da New York con un grande affetto, un grande amore, e la stessa operazione che Pavarotti fece con la lirica, Roberto Bolle la fa con la danza. Ha portato uno alla lirica e uno alla danza nelle grandi venue che di solito sono destinate ad altri eventi. L'ha fatta diventare popolare senza sminuirla, senza banalizzarla. E di questo dono straordinario che Roberto Bolle ha fatto e continua a fare al mondo dall'Italia, noi gli siamo eternamente grati e siamo molto grati a Grazia D'Annunzio con l'intervista. Io ovviamente non avrei lasciato a nessun altro se non a lei questo privilegio di intervistare Roberto Bolle, ma siete in ottime mani perché è una professionista straordinaria e ama la danza, l'arte, le cose belle come nessun altro. Grazie D'Annunzio. Grazie Stefano, grazie a tutti di esservi con noi e soprattutto grazie a te Roberto, grazie davvero di cuore. Ciao, grazie del tuo meraviglioso tempo che ci dedichi in questa giornata veramente particolare. Grazie, grazie mille, è un piacere essere con voi e condividere questo tempo. Grazie Roby. Naturalmente che cosa posso dirvi di Roberto che non sapete di già? Beh, 2 o 3 cose che già sapete ma ve le rinfresco. Innanzitutto Roberto è Étoile della Scala, ha ballato per re, principi, papi, capi di stato, regine, comuni mortali e ha lavorato per i più grandi teatri del mondo, ha lavorato per il Bolshoi, per il Royal Ballet, per l'Opera di Parigi e per il, tra i tanti, anche per l'American Ballet Theatre, di cui tu sei stato principal dancer dal 2009 al 2019. Ma soprattutto Roberto noi lo vogliamo ringraziare per questo, perché oltre a essere un artista straordinario, tu sei una persona di grandissimo genio. Perché hai traghettato la danza da luoghi ovattati e molto elitari, cioè dai teatri, dagli stucchi, dai velluti e tutto il resto, alle piazze, ai luoghi più belli del mondo, e l'hai veramente fatta conoscere e apprezzare a me, alla gente comune. E quindi grazie, bravissimo. Grazie davvero. Guarda, devo dire che questo appunto che dici mi fa veramente felice, perché è un po' come se fosse la missione, veramente un po' il compito anche della mia vita, quello di cercare di portare la danza, un'arte anche così elitaria, a volte troppo spessa rinchiusa nei teatri, cercare di portarla il più possibile alle persone, e l'ho fatto un po' in tutta la mia carriera, appunto tra il Bolle & Friends che ho iniziato più di 20 anni fa, arrivando fino ai programmi televisivi di Rai 1 e a On Dance, alla Festa in Piazza. Quindi veramente è stato un percorso, ed è un percorso che continua tuttora, molto lungo, molto articolato, però con un unico filo rosso e un'unica missione, proprio quella che dicevi tu, di portare la danza al maggior numero di persone possibile. So che stai registrando un programma che è stato campione di ascolti in Rai 1 ogni primo dell'anno, ed è Danza con me, il gala di cui sei ideatore e direttore artistico. Infatti sono molto, molto, molto contento, perché anche insomma quest'anno abbiamo la possibilità di registrare questo programma, nonostante sia un anno così difficile per tutti. Per fortuna
tanti spettacoli dal vivo sono stati cancellati, ma almeno la registrazione di questo programma, che è diventato un appuntamento fisso per milioni di spettatori, il 1° gennaio in prima serata su Rai 1, anche quest'anno, insomma, ci sarà, e questo mi riempie di gioia. Benissimo. Senti, tra l'altro il tuo programma ha vinto l'anno scorso anche un premio molto prestigioso, che è il Rose Door, che è il premio che viene dato al miglior programma di entertainment in Europa. Ecco, volevo chiederti questo: per quanto tu abbia ballato anche sulle piazze, sui sagrati delle chiese, però hai sempre lavorato dal vivo. Ecco, che difficoltà hai avuto o hai ancora quando registri in televisione? E poi, è stato difficile portare la danza in televisione? Allora, di difficoltà ce ne sono sempre. Per me è sempre una, devo dire, una sfida, una grande difficoltà. La difficoltà maggiore è quella di trovare sempre nuove formule, di cercare di innovare sempre, nonostante rimaniamo legati a una formula appunto consolidata di programma, cercare di portare novità e ogni volta cercare di stupire il pubblico. Per me in particolare, se devo dire, la difficoltà maggiore chiaramente è quella dell'uso della parola, dell'essere sempre più padrone di casa, di sentirmi a mio agio nell'utilizzare la parola, nel comunicare, nell'essere anche spiritoso, ironico, nell'avere vari livelli in questa comunicazione, che è la cosa, insomma, più difficile, perché non è quello che faccio quotidianamente e abitualmente. Devo dire che, cioè, ti viene benissimo. Sì, cioè è un percorso, è stato un percorso anche molto difficile. Ho iniziato appunto con il primo programma, mi sentivo totalmente inadatto, inadeguato. Poco per volta mi sono sentito sempre un pochino meglio e un po' più a mio agio in questa parte, e la prendo proprio come una sfida. So di non essere veramente al meglio, però per me è importante, perché credo che bisogna sapersi mettere in gioco. Quindi so di poter dare il massimo in certi numeri del programma, so che questo è un non sono nella mia condizione migliore, ma è secondo me un passo importante per rendere umano, per rendere vero, per rendere come le altre persone, perché quello poi è quello che io sono, e lo faccio con il cuore, con l'entusiasmo, con la gioia, con questa grande passione, che poi è alla fine la base di tutto. Durante questa orribile pandemia, e qui un pensiero particolare a tutti quelli che lavorano nell'arte e per l'arte e che purtroppo sono costretti a stare a casa. Comunque, durante questo orribile momento della nostra vita, tu non ti sei per niente fermato, e tra le varie cose di cui poi parleremo, hai anche avuto il tempo di scrivere un libro. Tu avevi già scritto un libro per Rizzoli, adesso ve lo faccio vedere, ed è Roberto Bolle, Viaggio nella bellezza, con fotografie di Fabrizio Ferri, del nostro amico Fabrizio Ferri, e di Luciano Romano, ed è un viaggio nei luoghi delle bellezze archeologiche e non italiane. Poi avevi fatto, sempre per Rizzoli, un altro libro che era Roberto Bolle alla Scala, e adesso eccoci qua. Ecco qua, copertina di Tori Tonnenberg, Roberto Bolle, Parole che danzano, esce adesso per Rizzoli, quindi è una bellissima strena natalizia. Raccontaci questo libro, che è un libro intimo, non è un libro di fotografie, non è solo un libro di fotografie. Esatto, non è solo di fotografie, è un libro dove c'è più parola, anzi ci sono tante parole, che poi sono le parole un po' che mi accompagnano, parole che mi sono care, parole che mi descrivono alla fine, perché è veramente un lemmario, un vocabolario. Sono parole in ordine alfabetico, alcune brevi, altre invece più descrittive, alcune che raccontano degli aneddoti, altre invece che raccontano dei modi di essere, dei miei stati d'animo. Quindi è molto vario. E con questo libro è accompagnato, quasi ogni parola poi accompagnata da una foto che può
insomma, a cui può essere bene o male associata, ed è un libro che vuole essere veramente un viaggio nel mio mondo anche più personale, anche più intimo, però in generale appunto in una parte del mondo della danza, dell'artista che magari molti hanno potuto vedere, intravedere con interviste, con backstage in altro modo, ma in questo modo l'abbiamo insomma raccolto in maniera credo molto bella e molto efficace anche per raggiungere un pubblico di giovani e giovanissimi che magari vogliono avvicinarsi alla danza e a cui voglio trasmettere anche dei valori e qualcosa di particolarmente importante che la danza può costituire, che possono essere ispirati, insomma. Grazie. Senti Roberto, che cosa ti ha dato e che cosa continua a darti la danza? Tantissimo. La danza, innanzitutto è chiaramente la mia grande passione, quindi vivo di danza, mi ha dato, non sono la persona che sono, non sarei questa persona se io non avessi la danza, ha formato tutto di me, non solo il fisico ma soprattutto il carattere, la personalità, mi ha dato la sicurezza, mi ha dato la presenza, mi ha veramente reso la persona che sono, quindi io alla danza devo veramente tutto, è il motore, è il fulcro proprio della mia vita e tutto. Ancora oggi e fino a oggi ha sempre ruotato intorno alla danza e per me è stata ed è una priorità fondamentale e devo dire una vita dedicata a quest'arte. Quando la si fa certe cose a un livello così alto bisogna sapersi dedicare, cioè è veramente una devozione, una dedizione verso quest'arte e questa insomma c'è questo aspetto anche nel libro, infatti. Certo. Allora, non vogliamo anticipare nulla, perché non vogliamo togliere ai lettori l'intimo piacere della scoperta, però vorrei iniziare un po' a sfogliare con te il libro dei ricordi. Ecco, facciamo questa immagine. Allora, questa è una fotografia deliziosa in cui tu sei un ragazzo bambino, ed è una foto di Giuseppe Barale del 1985, dove tu sei di danza di Vercelli. Senti, cosa ricordi tu dei tuoi primi passi? Dell'Accademia dei primi passi ricordo questa la scoperta di questo mondo e iniziavo proprio a sentire dentro di me questa passione che nasceva e scoprivo un mondo in cui mi sentivo a mio agio, quindi era un po' il mio mondo protetto, quello in cui io mi rifugiavo anche dopo la scuola, dopo le altre attività, i compiti, appunto a Vercelli andavo 2 o 3 volte alla settimana, nei pomeriggi, prendevo il pullman da Tenero Vercellese, andavo a Vercelli, all'Accademia, facevo la mia lezione, entravo in un mondo diverso, che era veramente la danza. È sempre stato un mondo un po' separato dalla realtà ed è stato sempre un mio mondo in cui ho ritrovato, ho conosciuto e ho sviluppato la mia personalità, anche le parti più intime lì hanno un altro senso e hanno un loro luogo, quindi per me è sempre stato molto un rifugio. Ascolta, tu sei poi approdato alla scuola di danza della Scala, eri ragazzina, eri giovanissimo, undicenne. Senti, quanto ti è costato andartene da casa? Il passaggio alla Scala è stato insomma impegnativo, è stato difficile, è stato anche doloroso, un po' contrastato. Infatti anche nel libro si parla abbastanza, insomma, alcune parole sono dedicate a questo passaggio della mia vita. Proprio perché non è stato uno dei momenti in cui ho avuto più conflittualità, non era il luogo dove volevo andare perché stavo bene a Vercelli, stavo bene con la mia famiglia, però dall'altra parte nel momento in cui ci sono arrivato ho capito che era anche un'opportunità che non potevo lasciare andare, quindi avevo la possibilità di tornare indietro quando volevo, ma alla fine non l'ho mai fatto perché nonostante mi costasse sacrificio e dolore anche stare a Milano,
ne coglievo e ne capivo poi l'importanza nonostante fossi così giovane. Senti, tu un momento di crisi l'hai mai avuto? Un momento di crisi, appunto, nei primi anni l'ho avuto quando c'è stato il passaggio dalle medie alle superiori, quindi c'è stato un incremento del carico di studio e io tornavo a casa comunque il sabato subito dopo la lezione e le lezioni della scuola media. Quando al passaggio ai superiori c'è stato anche sabato pomeriggio, mi è stato tolto, quindi voleva dire tornare a casa per avere il sabato sera, la domenica e tornare a Milano la domenica sera o alle 5 del lunedì mattina, quindi era veramente molto impegnativo. E lì ho avuto un momento di crisi, insomma, che infatti mia madre mi ha iscritto al liceo scientifico anche a Vercelli, mi ha detto tu prova e vedi, insomma, vedi come ti senti e vedi come va. Senti, quando è che hai capito dentro di te, nel tuo cuore, non tanto gli applausi del pubblico, ma dentro di te, quando è che hai capito che ce l'avevi fatta? Dentro di me è difficile dire, nel senso che come momento forse l'incontro con Nurev è stato molto importante, mi ha fatto capire che quella era la direzione, ma sicuramente non ce l'avevo fatta perché avevo 15 anni. Poi c'è stata un'entrata in corpo di ballo, la nomina a primo ballerino, ancora non sentivo di avercela fatta, è stato prima un riconoscimento che mi veniva dato da parte degli altri, ma io non mi sentivo ancora pronto per il ruolo, mi sentivo inadeguato e non all'altezza, quindi ci è voluto ancora del tempo, ma tutti i primi anni in realtà mi sono successe delle cose di cui io non mi sentivo assolutamente preparato, anzi vivevo con grande tensione e anche un po' con... Ero preso da eventi più grandi di me e non mi sentivo, di cui non mi sentivo pronto, quindi difficile dire un momento, forse il primo in cui mi sono sentito veramente è stato speciale, è stato proprio il Giubileo della Regina a Buckingham Palace nel 2002 e quello è stato, anche se non mi sentivo pronto neanche per quello, è stato talmente grande. Vabbè, qualcosa ho realizzato. Sì, ci credo. Senti un po', Roby, raccontaci la tua routine. Com'è che una rituale, dal momento che si sveglia, qual è la tua routine? Innanzitutto cosa mangi, quanto lavori, quanto ti alleni? Beh, allora, la lezione della mattina è alle 10, quindi di solito mi sveglio intorno alle 8 della mattina, faccio colazione leggera. Brioche, cioccolata con panna. Esatto, una cosa così. Un po' di frutta, soprattutto della frutta secca, anche mangio sempre, o a volte delle gallette di grano saraceno, qualcosa... a seconda dei giorni, poi vado in teatro diciamo per le 9, 9 e un quarto, una mezz'ora prima almeno sono in sala per scaldarmi, alle 10 si inizia la lezione, dopo un'ora e un quarto o un'ora e mezza a seconda delle compagnie finisce la lezione e poi iniziano le prove che di solito sono un paio d'ore al mattino e 3 ore al pomeriggio. E poi insomma c'è gli altri esercizi che tipo addominali, dorsali, esercizi per tutte le altre parti del corpo, tipo body conditioning, che uno le fa extra prove, e tutto lo stretching, quindi diciamo una giornata già quella dell'allenamento, della preparazione completa, a cui si aggiunge la preparazione di tutti gli altri progetti, perché poi di solito appunto nel mio caso ogni momento libero è dedicato al pensare al cast del Bolle & Friends, al cast o ai numeri da mettere nel programma televisivo, piuttosto che cosa proporre per On Dance. Quindi, insomma, avendo tanti eventi extra dello spettacolo, diciamo che è tutto molto impegnato, c'è molta... Però quello devo dire che mi piace molto, perché mi piace pensare, creare, proporre nuove cose, quindi è molto stimolante in realtà. Senti Roberto, un peccato di gola
ce l'avrai? Sicuramente il cioccolato fondente è un peccato di gola e che... a cui mi lascio andare con grande facilità, molto frequentemente, ogni giorno potrei dire. Senti, io so anche che tua mamma, la mamma Mariuccia, che salutiamo con molto affetto, è un'ottima cuoca, fa un buonissimo risotto di zucca. Esatto, che io adoro. E tu adori. Ascolta, ma tu sai far da mangiare o no? Allora, il risotto di zucca lo faccio anch'io abbastanza bene, non come la mamma, però adesso insomma ho imparato. E devo dire che cucino decentemente, nel senso che non ho grandi pretese, non faccio piatti particolarmente elaborati, ma in una cucina semplice e sana me la cavo, e anche perché poi sinceramente la maggior parte dei giorni, delle sere, mangio a casa e cucino io, quindi andare al ristorante mi stanca, cioè andare fuori, uscire, è qualcosa che comunque faccio raramente. Quando ho delle giornate in teatro impegnative, veramente preferisco, perché alla fine giornata comunque sono stanco, quindi se finisco alle 6, 6:30, voglio venire a casa e mi rilasso cucinando, mangiando, riflettendo, pensando, guardando delle serie televisive, guardando quello che non sono riuscito a fare durante il giorno. Andare fuori invece lo faccio di rado, perché è un'ulteriore stanchezza, invece voglio veramente prendermi il mio tempo e anche prepararmi poi per le cose che mi aspettano anche nel giorno successivo. Certo. Allora passiamo alla foto, alla foto in cui sei al Royal Ballet con Darcy nello Schiaccianoci. È una foto del 1999, penso che sia stato il tuo debutto con Darcy, sì, che è una delle tue partner preferite. Ecco, ci racconti un po' di lei e che chimica c'è tra di voi. Esatto. Tra due stelle così importanti. Questa foto... c'è appunto la foto del libro e si racconta, e racconto proprio questo aneddoto legato alla prima volta che ho debuttato alla Royal Opera House con Darcy e Anthony Dowell nel ruolo di Drosselmeier nello Schiaccianoci, che per me, anche lì racconto della mia tensione, dell'emozione e della ineguatezza che sentivo in quel momento. Ero tesissimo, era uno dei momenti in cui mi ricordo proprio di essere stato più teso. Hai presente quando prima dell'interrogazione a scuola vuoi che scoppi la bomba? Ecco, sì. Tipo, ho detto, ma perché non succede nulla? E quindi è stato in quei momenti che, cioè, era come se fossi costretto ad andare in scena e io dicevo, oddio, proprio non riesco, non ce la faccio, non sono in grado. E quindi con Darcy, che mi guardava, soffiava dicendo con calma di andare, mi cercava di tranquillizzarmi. Beh, l'ho vissuta malissimo. Poi comunque, diciamo, dopo la prima, credo che avessimo 3 o 4 recite, che ero così, sono riuscito a prendere, insomma, un pochino più di confidenza e a godermi un po' di più anche lo spettacolo. E poi da lì è iniziato sono anni in realtà di collaborazione con il Royal Ballet, che continuano ancora adesso, perché l'ultima volta ho ballato a febbraio con Royal Ballet e con Darcy, che poi lei si è ritirata anche molto giovane, più di 10 anni fa oramai, però abbiamo veramente per anni, eravamo una delle coppie anche più amate dal pubblico inglese, e non solo, perché anche in Italia poi l'ho portata diverse volte, abbiamo ballato insieme, e quindi una delle veramente mie partner d'elezione. Un'altra partner d'elezione è questa grande, grandissima artista, che è Alessandra Ferri, che qui è fotografata con te in una foto, in uno scatto di Fabrizio Ferri, un fotografo amico, e che è stato anche ospite, tra le tante cose, proprio di Addressing Style qui alla Casa Italiana. Raccontaci la tua prima volta con Alessandra. Allora, è veramente Alessandra...
È stata fondamentale nella mia carriera, nel mio percorso artistico, ha segnato un punto importante perché ha anche cambiato il mio approccio, il mio modo di ballare, perché ha insistito molto sulla parte interpretativa, sull'importanza dell'essere veri, genuini, di provare emozioni vere e di dare, e che quella fosse la parte fondamentale e prioritaria dell'artista, non la tecnica ma il cuore, l'interpretazione. E voi avete tutte e due, ecco, che è molto. Ecco, esatto, ecco. E però voglio dire, e quella è, per me ballare con lei ha voluto dire proprio andare sempre di più in quella direzione. Abbiamo ballato tanti ruoli, molto importante è stato Marguerite Hermann, che abbiamo ballato insieme per la prima volta alla Scala nel 2007, abbiamo debuttato in quei ruoli, e poi dopo quello a New York per il suo Addio alle scene American Ballet con Manon e Romeo e Giulietta, e poi dopo però ci siamo, appunto, lei è tornata sulle scene con grande successo e abbiamo interpretato altri ruoli che non avevamo mai ballato insieme, come Onegin e come Marguerite Hermann nella versione di Ashton in Giappone, quindi altri ruoli interpretati insieme, quindi questa, diciamo, connessione artistica che non è mai finita. Ecco, abbiamo preparato per tutti voi che ci seguite una piccola chicca, ed è un Carmen con Alessandra. C'è un bellissimo pas de deux, molto bello, molto sensuale, dove si vede tutto, la tecnica, la passione, il cuore, i sentimenti, la sensualità, e Carmen coreografata da Roland Petit. Godetevelo. Un'altra grande ballerina con cui tu hai danzato, qui abbiamo una foto del 2017 a Caracalla durante una delle edizioni di Roberto Bolle and Friends, è Melissa Hamilton. Tu hai lavorato con tantissime grandissime ballerine. C'è una ballerina ideale che uno star come te, un étoile come te ricerca? Beh, sicuramente ho avuto la fortuna e ho la fortuna di ballare con tante ballerine. Ognuna di queste ha qualche cosa di particolare. Quello che io ho avuto la fortuna di ballare con grandi ballerine fin da giovane, quindi sono stato un po' tirato su da grandi étoile, da Sylvie Guillem, Darcy Basser, Alessandra Ferri, la stessa Carla Fracci e tante altre che erano molto più grandi di me e che mi hanno trasmesso tanto. Adesso
È chiaro che sono felicissimo di ballare con ballerine della mia età come Svetlana Zakharova, che è meravigliosa, bellissima, e una, veramente una grande stella della danza, ma mi fa molto piacere anche ballare con delle giovani ballerine. Appunto Melissa è molto più giovane di me perché avrà sui 30 anni, Nicoletta Manni, della prima ballerina della Scala, ha 28 anni, e tante altre giovani ballerine a cui so di poter dare tanto, sia come opportunità di scena, perché possono ballare in contesti. Melissa appunto qui era a Caracalla, abbiamo ballato all'Arena di Verona, abbiamo ballato in luoghi meravigliosi dell'Italia, e così come Nicoletta, e anche a livello interpretativo e a livello appunto di personalità e di guida artistica posso dare molto. Quindi quello mi fa molto piacere. Bene. Qua, prossima immagine, una meravigliosa, meravigliosa spaccata in volo di te all'arena. Questa è sempre della serie Roberto Bolla in Friends ed è una serie di meravigliosi appuntamenti che tu hai creato, ideato dal 2008 ad oggi, e hai portato appunto con compagni di avventura, con grandi altri ballerini, hai portato degli spettacoli nei luoghi più belli italiani, da Caracalla all'Arena di Verona, a Boboli, la Valle dei Tempi di Agrigento, veramente ovunque. È stato un percorso, guarda, che è iniziato in realtà già nel 2000 in teatri prima molto piccoli di provincia, perché siamo stati a Vercelli, ad Ascoli Piceno, a Caserta Vecchia, quindi prima in luoghi in realtà piccoli. Poi siamo riusciti ad arrivare appunto anche grazie a collaborazioni con il FAI, con altre organizzazioni, a luoghi importanti. Piazza Duomo Milano appunto nel 2008 è un luogo da rockstar più che da ballerino, quindi vuol dire è stato un colpo al cuore essere lì davanti sul sagrato del Duomo, con il Duomo alle spalle, a ballare per 50.000 persone. Quello veramente dici, oddio, dove sono? Cosa sta succedendo? Non è possibile, perché mai era stato fatto uno spettacolo di danza in quel luogo. Quindi diciamo che il Bolla in Friends è stato proprio un progetto proprio di vita che mi ha permesso di raggiungere un altro livello, quindi non il livello del ballerino, ma il livello proprio della pop star, di fare i concerti nelle piazze e in questi luoghi incredibili. L'Arena di Verona, anche quelli, i concerti all'arena li fanno le pop star, cioè voglio dire, è un altro livello, e mi ha dato la possibilità di vivere appunto un livello che non è quello del ballerino di danza classica. Senti, tu che sei una persona estremamente emozionale, anche se non sei un espansivo, in quale luogo tu ti sei sentito in paradiso? Hai pensato? Sì, devo dire l'Arena di Verona. L'Arena è il luogo in cui che mi ha dato e continua a dare delle emozioni incredibili, perché c'è un pubblico caloroso che quasi circonda il palcoscenico, ed è un pubblico che viene e sembra una festa, cioè non viene per uno spettacolo, viene come per tributare un omaggio. È una grande festa con l'arena che fa la ola, cioè è un altro mondo, dici, ma dove siamo? Non è possibile. Quindi è veramente qualcosa di non terreno. Allora, per la gioia di tutti, vi facciamo vedere un video di Roberto che si prepara prima di uscire in scena all'arena. Guardiamocelo. Wow.
Ecco, Roby, tu hai delle pratiche scaramantiche prima di mutarti in papa? Guarda, anche scaramanzia c'è anche nel libro. In realtà no, ho sempre cercato di non avere delle pratiche scaramantiche perché non ho mai voluto legarmi a dei riti che mi avrebbero condizionato nella preparazione. Quindi se poi viene bene, se poi non ho fatto la stessa cosa, quindi... Anzi, a volte facevo anche la cosa diversa proprio per dire non voglio essere legato a questa sequenza di cose, quindi è proprio un voler andare contro. E quindi no, cerco di essere il più possibile slegato perché altrimenti se ci si lega già ci sono tanti condizionamenti, pure andateli a cercare. Senti, hai paura? Ma allora, in generale quando entri in scena c'è sempre l'adrenalina dell'ingresso in scena, il batticuore, la tensione, l'incertezza di come andrà, è tutto da vedere, quindi devi scrivere un nuovo libro, un nuovo capitolo ogni volta. Quindi quello c'è sempre, però devo dire che lo vivo abbastanza bene, cioè nonostante... la pressione, il focus proprio che c'è su di me per tutto quello che rappresento, che faccio, eccetera. Considerato tutto questo, non mi posso lamentare perché come caratterialmente sono abbastanza calmo, so controllare le emozioni, non sono uno che si agita o si innervosisce per nulla, quindi quello lo controllo bene. E adesso vediamo invece cosa succede alla fine di una performance. Vediamo Roberto e tutti i suoi amici ballerini come accolgono la performance all'arena. Thank you.
Senti, Roberto, quanto ci vuole poi per scaricare questa adrenalina che hai in corpo? Beh, dopo ci vuole parecchio. Spesso dopo lo spettacolo andiamo poi tutti insieme a cena, torniamo in albergo, vado in camera, inizio magari a mandare, scambiamo qualche messaggio, andiamo a vedere sui social cosa c'è, cosa hanno messo su Twitter, su Instagram, ripostiamo le cose e poi ancora siamo svegli perché c'è ancora l'adrenalina in corpo, quindi sono le 2, le 3, poi a un certo punto diciamo vabbè speriamo di dormire qualche ora perché di solito il giorno successivo o si viaggia o c'è la lezione perché comunque andiamo sempre a studiare, quindi di solito dopo uno spettacolo tipo in del tour estivo si va a dormire in media per le 3. Quando invece, perché quelli sono comunque più tardi, anche la sera di solito iniziano tra le 9:30, intorno alle 9:30. Gli spettacoli che iniziano alle 8 in scala, anche lì comunque intorno all'1:30, alle 2 è l'orario in cui riesco finalmente a rilassarmi un attimo. Sì, anche perché poi, dopo questa performance, tu hai tutto dietro le quinte, tutta la gente che ti viene a salutare. In più, quando esci, hai i fans che ti aspettano. Quindi, cioè, alla fine ci sono due ore dopo. Di arrivare a casa è lunga. Adesso guardiamo una foto della scala del 2018 in cui tu stai ballando Bolero. Bolero di Ravel con la coreografia di Maurice Béjart, ed è una coreografia meravigliosa, il balletto è il balletto dionisiaco per eccellenza, tu che poi sei sempre paragonato ad Apollo, perché la tua bellezza è una bellezza assolutamente classica, apollinea, sei bello come l'Hermes di Prasitele, ecco, c'è questo balletto che invece è un'esplosione di Eros e proprio di dionisiaco puro. Cosa trovi di questo balletto che ha catturato l'anima? Perché a te piace ballare il Bolero, questa coreografia. Oh, sì, tanto tanto. Devo dire che è un'energia che entra dentro il corpo e tutta la costruzione del balletto è assolutamente geniale. Gli elementi sono semplici, ma sono veramente geniali nella loro semplicità. Il tavolo rosso rialzato, tutti gli uomini seduti intorno a torso nudo, solo con i pantaloni neri, che piano piano si alzano, poco alla volta prendono parte a questo rito pagano con, diciamo, l'idolo al centro che balla su questa musica che è un crescendo continuo fino all'esplosione finale. È veramente, è tutto, noi interpreti e il pubblico in sala sente questo crescendo, che ogni volta c'è una ripetizione di movimenti che ritornano e che si ripetono e si ampliano e aumentano fino veramente a questo, appunto, a questo grande, a questa esplosione. Questa estasi, è l'estasi dionisiaca. Esatto, a questa estasi finale che ti prende. Qualche cosa che non ho mai provato negli altri balletti, perché è veramente un continuo, non puoi uscire dal ruolo e rientrare, non puoi, sei sul palcoscenico con il focus su di te, con questi occhi di bue sul tavolo, sei rialzato e ti senti proprio quasi, cioè neanche, quasi non umano, e puoi essere un animale, può essere un umano, può essere un'icona, può essere qualunque cosa, sei un'essenza, sei un essere, sei qualcos'altro, veramente ti trasforma questo balletto. Eccoci qua, On Dance. On Dance è foto di Livio Bourbon ed è questo spettacolo meraviglioso che tu hai ideato nel 2018 a Milano e che anche quest'anno, nonostante la pandemia, hai portato a Milano, hai fatto da 3 giorni di workshop. On Dance è una
è un festival delle, di tutti i tipi di danza. Quindi hai fatto un workshop, poi hai fatto un gala che è stato, ha avuto uno social streaming su vari canali, tra cui il canale della San Paolo, la Banca San Paolo, che è Intesa San Paolo, che è il vostro sponsor. E poi c'è stato anche uno spettacolo di tutto in bianco al Castello Sforzesco. Esatto. Perché hai voluto, da parecchio tempo, hai voluto proprio fare un omaggio non solo alla danza classica in cui tu sei eccelso, ma a tutti i tipi di danza, compreso lo swing, per esempio. Esatto, è molto, è stato veramente un tassello molto importante nel mio percorso artistico, proprio perché On Dance è veramente, rappresenta per me la volontà di andare al di là del mondo classico, del balletto classico, di quello che un ballerino classico può fare, quindi di cercare di arrivare a tutte le persone che abbiano un desiderio, una curiosità verso qualunque cosa sia movimento, danza. Quindi non la danza classica spesso, come dicevo prima, è un po' elitaria ed è comunque una nicchia nel mondo totale della danza. Ci sono tanti tipi di danza, non bisogna essere appassionati o bisogna amare o bisogna apprezzare la danza classica, che magari la si vede come una forma d'arte antica e non contemporanea. Si può apprezzare il tango, per esempio, o la street dance, la break dance, l'hip hop, qualunque altra. E quindi mancava un festival che rappresentasse tutte le danze insieme e che potesse dare la possibilità alle persone di ballare insieme nelle strade, nelle piazze, di unirsi con il ballo, stare insieme. Non soltanto, ci sono tanti festival di musica, di letteratura, di Milano, poi voglio dire, ci sono veramente settimane di ogni cosa, e quello della danza, che è un'arte così bella, è un'arte che include, che aiuta le persone a stare insieme, mancava. E quindi da qui l'idea, perché non creare qualcosa con tutte le danze che aiuti le persone a ritrovarsi, a stare insieme, a ballare insieme in ogni forma, quindi nelle forme che a loro sono più vicine e congeniali. Di questi balli moderni, qual è quello che è più difficile tecnicamente? Allora, di quelli moderni, uno che non saprei mai ballare è breakdance, breakers, quello non... Perché dici così? No, nel senso che allora loro fanno, ad esempio, dei giri sulla testa, piuttosto che... sono proprio, cioè si buttano sulle spalle, sulla schiena, cioè hanno, è proprio, sono movimenti e sono tecniche che bisogna imparare da ragazzi, cioè bisogna saperlo fare. Le altre, voglio dire, è chiaro che una legazione di swing, come di tango, come di pop, la posso imparare, perché comunque se sei coordinato e pratichi, provi quella legazione, la riesci a fare. Quello è qualcosa di completamente diverso che devi fare, cioè devi saperlo fare, devi farlo anche da ragazzo, quindi in maniera anche spericolata sai acquisire poi quella tecnica. Però insomma, a parte quello, nel resto più o meno mi cimento. Ascolta, ma quando tu non sei a teatro e magari sei con tanti amici tuoi, non so, a una festa, che balli ti piace fare? Ma allora, normalmente balliamo tipo discoteca, le volte che oramai che succede sono le feste di fine produzione, quindi tipo quando finiamo di registrare il programma, quando finiamo On Dance, quindi mettono musica, quindi è un ballo molto libero e liberatorio, che è un certo. Po' tipo hip hop, molto così, di gioia e liberazione e di unione con le altre persone, quello è divertente. Ascolta, tu sei stato anche un grande sperimentatore, perché io mi ricordo quando hai ballato anche con un robot, e questo l'hai fatto in televisione, penso l'anno scorso, 2 anni fa, sempre a Capodanno, sempre con Balla con me,
e hai anche ballato questo qua, questo balletto che si intitola Waves, e qua abbiamo la foto, e la foto è tratta da questo, dal gala che tu hai fatto a Firenze nel 2019. Questa è una bellissima foto di Andrea Uspensky, e tu balli in questa, nell'immagine che abbiamo hai, c'è questa piramide che è un raggio laser. Ecco, raccontaci un po' come te, quanto è difficile ballare una cosa del genere, la coreografia di Massimiliano Volpini. Raccontaci questa danza molto moderna, come sì, te. Guarda, è vero che c'è sempre in me la voglia di sperimentare, quindi la danza, cioè mi piace unire la danza classica, che ha questo linguaggio appunto tradizionale, classico, accademico, con delle potenzialità che il mondo di oggi può darci. Quindi l'unione con nuove tecnologie deriva comunque da questo. E negli ultimi anni mi sono molto divertito anche con Massimiliano Volpini appunto a trovare, a sperimentare, a provare nuove tecnologie. Lo abbiamo fatto prima appunto con Prototype, avendo uno schermo LED wall dietro di noi, provando delle interazioni con un video preregistrato. L'abbiamo fatto con delle camere infrarosse messe sul palcoscenico facendo interazioni live. Lo abbiamo fatto adesso appunto con questo raggio laser che disegna delle forme geometriche con le quali io mi muovo in sincronia. Quindi diciamo che è un percorso che da molti anni mi appassiona, perché nella danza classica si fa poco, non dico che non si faccia, perché magari si fa, però non si fa abbastanza. Secondo me anche questo rientra tra quegli strumenti che ci aiutano a portare la danza classica nella contemporaneità e di farla sentire più vicina ai giovani. Spesso quando il pubblico, le persone vengono a vedere un Ball in France, questo pezzo di Waves era nel Ball in France dell'anno scorso, appunto nel 2019, l'abbiamo fatto in tutto il tour, e anche all'inizio di quest'anno, a gennaio, l'abbiamo portato agli Arcimboldi. Spesso le persone, tra tutti i pezzi, rimangono impressionati da questo. Magari abbiamo dei pezzi di Neumeier, dei pezzi di Macmillan, un passo due di grandi coreografi, però dicono, ah, però, certo, tutto molto bello, però quello, certo, ti rimane, voglio dire, perché ha l'effetto laser, perché visivamente ti colpisce. E oggigiorno noi siamo abituati a tante immagini visive che ci colpiscono nel telefonino, nel computer, nella televisione, nei megaschermi, ovunque. Quindi è molto importante, perché poi le persone quello si ricordano. E veramente, ti dico, la maggior parte delle persone nel pubblico, e la maggior parte, ti dico, sono persone che magari vengono anche per la prima volta a vedere uno spettacolo di danza, rimangono impressionate da questi tipi di pezzi. Questo era quello di quest'anno e dell'anno scorso. Prima, l'anno prima, avevamo fatto invece Dorian Gray, dove c'era anche lì un LED wall che anche quello cambiava. Io duettavo, c'era l'immagine preregistrata di Dorian Gray sullo schermo e io duettavo con la mia immagine preregistrata che poi si modificava. Quindi queste interazioni video, tecnologia, live, devo dire che colpiscono molto lo spettatore. Grazie. E siamo purtroppo quasi alla fine, purtroppo per me sicuramente e per tutti noi. Questa è un'immagine molto toccante di Maki Galimberti, dove tu sei con questa bellissima bimba, e è la tua campagna per l'UNICEF. Tu sei dal 1999 Goodwill Ambassador dell'UNICEF. Ecco, raccontaci un po' di questa tua meravigliosa missione. Bello, sì, questa immagine è un'immagine della Repubblica Centroafricana, quando ho fatto il mio secondo viaggio per l'UNICEF. Il primo è stato in Sud Sudan e questo invece nella Repubblica Centroafricana. E devo dire che sono state due esperienze molto molto importanti anche
per me umanamente innanzitutto. È chiaro che il focus è sempre quello di portare la propria esperienza, di tornare, di raccogliere dei fondi, perché poi dopo di quelli sono state fatte delle campagne raccolte fondi, sono state fatte diverse, ho fatto interviste, ne ho parlato, però cerco di diffondere appunto la consapevolezza di questi problemi, ma sicuramente a me rimane tantissimo, cioè sono viaggi molto impegnativi, ma che ti cambiano la prospettiva, cioè ti cambiano veramente la visione delle cose, del nostro mondo rispetto a un mondo che possiamo vedere in televisione, ma viverlo è veramente completamente diverso, trovarsi lì in questa realtà, vivere nelle loro condizioni, andare nei loro villaggi, vedere come loro vivono e stare lì una settimana. Devo dire che, insomma, sono esperienze importanti. Come vi dicevo, purtroppo quasi alla fine, preparate un po' i fazzoletti, perché questo è un video molto toccante, molto bello, molto commovente, ed è l'addio di Roberto alla American Ballet Theatre. L'addio che hai fatto 20 giugno 2019, molti di noi eravamo lì ad applaudirti, e guardiamo questo video in cui tutte le grandi ballerine, tutto il corpo di ballo, quando un'étoile lascia la compagnia, porge un omaggio, che è un omaggio floreale, è un abbraccio, sono quattro parole che noi non possiamo sentire. Quindi godiamoci questo bellissimo video. Thank you.
20 minuti di applausi che l'audience ti ha tributato. Che cosa pensavi? Veramente molto, molto, molto emozionato. Cioè, è difficile anche pensare qualcosa. Ero sommerso da questo amore, da questo affetto, da questa gratitudine, da questo calore che mi arrivava dal pubblico e dalla compagnia, da tutti, davanti, dietro. Continuavo ad applaudire, dicevo vabbè, basta adesso. Era troppo, cioè non ho mai provato qualcosa di simile. È stato veramente un'emozione incredibile, perché non avrei mai pensato di poter essere anche così amato dall'American Ballet, dal pubblico americano, da quella compagnia che sicuramente è stata parte della mia vita, del mio percorso per tanti anni, ma sono sempre andato per la stagione del Metropolitan, per alcuni appuntamenti, e poi sono tornato indietro in Italia, in Europa, nel mondo a fare altri spettacoli. Quindi diciamo che non è veramente stato inaspettato, un tributo del genere non lo immaginavo, è stata un'emozione incredibile. Ad un certo punto non sapevo, ero proprio, cioè, senza parole, non sapevo, ero imbarazzato di tutto. Ascolta, promettici che comunque quando finirà tutta questa pandemia verrai a trovarci alla Casa Italiana di persona. Noi non abbiamo... Volentieri. Rifaremo il palcoscenico. E ti devo ringraziare ancora tantissimo, perché a Dressing Style, che è questa serie che ho ideato con Eugenia Paolicelli, che conduco da 10 anni, proprio compie adesso 10 anni. Wow. E avere te come ospite mi ha veramente riempito il cuore di gioia. Quindi grazie della tua arte, della tua generosità, della tua amicizia e del tempo che ci hai dedicato. Grazie Roberto. È stato un grande piacere, grazie a te, sai che ti voglio bene e verrò a trovarti appena possibile. Va bene, ciao, ti aspettiamo Roby. Ciao.